Da chi nasce questo progetto? Nasce da circa una decina di cittadini di Domazio Maniera che non hanno fino ad oggi mai partecipato alla politica istituzionale, quindi persone che non si sono mai candidate, non hanno mai fatto gli assessori, i sindaci, piuttosto che i consiglieri, però persone che hanno quella difesa del territorio per la gente che ci vive, cioè persone che hanno già fatto un certo grado di impegno su tematiche legate al territorio, legate all'ambiente, legate a tutta una serie di temi sul territorio di Domazio. Queste persone cosa hanno deciso? Hanno deciso che a partire dalle linee guida che abbiamo in qualche modo cercato di delineare per fare in modo per dare un certo tipo di connotazione al progetto, insomma, a partire da queste linee guida però hanno deciso di mettersi in gioco, cioè di dire le nostre idee non sono per forza le idee migliori che esistono per risolvere i problemi di Domazio. Cerchiamo di capire se i domazzesi, fatte salve alcuni valori comuni, hanno idee che in qualche modo possono arricchire questo progetto. Quindi non è solo una questione di idee, ma anche chiaramente una questione di persone che ci partecipano. E che quindi sostanzialmente è una dichiarazione di fiducia che la politica non fa più nei confronti dei cittadini e che invece noi abbiamo deciso di fare verso noi stessi innanzitutto e verso soprattutto tutti quelli che possono essere interessati a partecipare a questo progetto. Facciamo quindi alcune considerazioni, prima di vedere le linee guida cerchiamo di inquadrare un pochettino meglio di perché è il caso di fare una lista civica e che tipo di approccio serve per farlo. Allora, dal nostro punto di vista, il governo di un comune non richiede solo capacità tecniche, anzi, le capacità tecniche in qualche modo all'interno del comune esistono già, perché c'è del personale, ci sono degli specialisti che sono in grado di dare le capacità tecniche. Quello che serve è una visione degli obiettivi da ottenere, cioè come fare in modo che il benessere e la qualità della vita dei cittadini domazzesi aumenti. Per fare questo ci sono molti modi di procedere. Secondo noi il modo che stiamo vedendo nella politica attualmente è quella del fatto che esistono una serie di singoli gruppetti che si propongono a fare politica e fanno questo in maniera quasi, come posso dire, solitaria, senza cercare di ottenere, di confrontarsi con quello che sono le istanze delle persone, dei loro concittadini. Secondo noi con questo meccanismo non si ha più una visione strategica di quello che è come migliorare la vita dei cittadini domazzesi, ma è solamente una composizione di interessi particolari, cioè tanti interessi singoli che in qualche modo trattano tra di loro in maniera abbastanza opaca. Lo vedremo anche poi nelle slide successive questa cosa. Secondo noi la visione strategica si ottiene attraverso il contatto con i cittadini, cioè con il dialogo. Facciamo un ragionamento molto generale, arriviamo a una delle questioni che riguardano la politica, ma in realtà riguardano in generale quella che è il modo di gestire la pubblica amministrazione e il modo in cui essa funziona. Ragionamento molto generale. Ci sono quattro modi in cui si possono essere spesi i soldi. Il primo è quello del vostro senso comune. Il vostro senso comune qual è? Che voi guadagnate il vostro stipendio, sono soldi vostri, risentite vostri questi soldi per così. E cosa fate? Comprate qualcosa per voi, quindi prima di comprare qualcosa valutate in modo estremamente approfondito la qualità di quello che andate a comprare. Questo è il modo del senso comune. Tutti abbiamo ben chiaro che le cose funzionano in questo modo qua, in realtà. In realtà esistono altri tre modi in cui possono essere spesi i soldi, che non sono così intuitivi al primo colpo. Vediamo il secondo. Il secondo è quando qualcuno spende soldi per altri. Quando qualcuno fa dei regali. In questo caso io sono molto attento, perché sono soldi miei, quindi sono attento all'aspetto economico di quello che sto acquistando. Ci si sente un po' meno responsabile per la qualità. Perché? Perché la qualità in realtà è qualcosa che io faccio fatica a valutare. Posso tentare di fare una valutazione di qualità mia, ma la qualità vera è apprezzata solamente da chi la riceve. Qui questo è un modo diverso già di spendere il mio denaro. Un terzo modo ancora di spendere denaro e quando si spendono soldi di altre persone per se stessi. Dopo vedremo perché è servito tutto questo inciso in realtà. Il modo di spendere soldi di altre persone per se stessi. Questo qua è l'esempio classico. Spessi all'amica dell'uomo ricco che si compra i vestiti più belli del negozio con la carta di credito, striscia. Lei è interessata solo alla qualità,
non ha interesse a minimizzare il costo è un problema di qualcun altro. Questo è il terzo modo in cui possono essere spesi i soldi. Veniamo al quarto, chi di voi un po' di fantasia ha già capito dove si va a parare. Il quarto modo in cui si spendono i soldi è quando qualcuno spende soldi di altri per offrire servizi ad altri. In questo modo, in questa situazione, è la classica situazione della pubblica amministrazione. Spendono i soldi dei cittadini per dare servizi ai cittadini. Però non c'è una razionalità nel chi sta spendendo. Perché? Perché c'è questo scollamento per cui spendono soldi altrui. Tendenzialmente questo modo di spendere soldi porta sempre all'inefficienza. Ci devono essere dei meccanismi correttivi con cui tentare di impedire questa dinamica qua così, che altrimenti è una dinamica naturale, intrinseca del modo della pubblica amministrazione di spendere soldi.